già con la scampanaturina anteriore. Salve a tutti ragazzi, bentornati a noi in questo nuovo video di Forza Horizon 4, dove devo dire ancora una volta metteremo alla prova l'inventiva fantasiosa della nostra officina AM4R con questo bellissimo, tra l'altro, macchinone, questo SUV che abbiamo qui davanti, che è un Jeep Grand Cherokee Trackhawk, molto molto figo. Tra i SUV che io non amo particolarmente, questo devo dire mi piace tanto. Tuttavia, il fatto che sia un SUV a noi non interessa minimamente, o comunque interessa nella misura in cui dovremo fare un progettino stravolgente, ovvero fare un SUV da drift. Questa è l'idea di Gigino per far ancora parlare di sé e della sua malavi officina M4R. Adesso vedete, stiamo facendo un lancio di prova, ovviamente grazie al ghiaccio stiamo anche riuscendo a far qualcosina, ma la macchina è pesante. Questa scalata che stiamo mettendo in atto ovviamente non è neanche minimamente fattibile. Pensate che stiamo facendo 42.000 qualcosa. Noi abbiamo un record che mi sa che è proprio della BMW, la nostra M3 E36 da drift personale dell'officina. Ecco, questo ad esempio è attrezzato molto meglio, se non mi pare, se non mi sbaglio il record è di quella lì. E oggi, tra l'altro, dopo aver fatto il lavoretto, se riusciremo nel nostro intento di fare questo bel progettino, le metteremo a confronto. Sto percorrendo questo tracciato da drift anche per capire eventualmente un prima e dopo. Dentro ovviamente c'è Gigino, che provando direttamente sul campo la macchina sicuramente si farà già un'idea su dove andare a lavorare per creare questo progetto completamente fuori di testa, ovvero il mega SUV da più di 2 tonnellate, non lo so, da drift. Ecco che arriviamo all'ultima curva. Naturalmente la macchina non ne vuole sapere di stare in traversata, anche perché ricordiamoci che è un 4x4 e questa cosa ovviamente sparirà. Abbiamo comunque ottenuto 3 stelle, ma perché la pista è lunga, non ho visto quanti punti, ma sicuramente non sarà mai il nostro record, perché più che altro è stata una scalatina allegra. Andiamo da Eddie, ragazzi, nell'officina qui sull'isola di Fortune Island, dove arrivano i progetti stravaganti, e vediamo un po' di cominciare. Iniziamo naturalmente da una messa a punto, tenendo ben, beh, non c'è nemmeno questo il kit estetico, no, direi di no. Questo qua va bene più per un roba fuori strada. Noi tenderemo ad abbassare, fare un assetto da drift. Prima cosa però la trasmissione, ecco, per fortuna c'è l'opzione per trasformarlo in un trazione posteriore. Mi fa morire questa telecamera gigante che ha davanti, cioè è la versione Rai questa. Dai, trazione posteriore e già ci siamo un pochettino. Poi qui questa roba sarà brutta come la morte, come al solito. Ma però trattandosi di uno specialistico, forse dai, davanti così lo metterei. Mettiamo, ma anche l'alettone? No, l'alettone no. Stessa cosa, i fari alla Jurassic Park non ci servono. Di ruote possiamo iniziare a lavorare. Ad esempio, come mescola sicuramente non questa slick. Possiamo mettere la gomma da gara normale. Forse possiamo anche lasciare, ma lasciamo le sue, risparmiamo questi 10.000, perché tanto deve scivolare in teoria, no? È comunque un affare, non è che dobbiamo spendere soldi a caso. Anche la misura delle gomme, questo d'altronde anche tecnicamente io la vedo bene come sta. Potremmo forse insozzare di più quelle dietro, ma tecnicamente fa più aderenza, però porta anche più. Sì, dai, proviamola. Cerchioni grandi qua, perché tanto non ci importa, appunto. Qua ci sarebbe l'opzione, allora, o il 21 anche dietro o il 17 piccolino con tantissima gomma da consumare. No, dai, ovviamente mettiamo il 21 su entrambi, e già però da adesso possiamo vedere di trovare un cerchione un po' più arrogante, visto che comunque dobbiamo trasformarla in un progettino da drift. Vediamo di lavorare in quel senso, no? È un mito, ragazzi, Gigino, che poi va a iscriversi ai campi campionati di drift con il SUV, ce lo vedete? Tipo tutti quanti lo guardano, che cazzo fai? Lui dice, stai zitto che adesso ti faccio vedere io. Grande Gigino, uno di noi. Però il cerchione, eccolo, dai, questo Wedz, un po' più tuning, grosso così al massimo. Qua quindi con le ruote abbiamo terminato. Trasmissione, beh, queste cosettine qui le vogliamo montare. Pensiamo alle cose che ci potrebbero servire di più però al drift. Trasmissione da gara, sì, e anche differenziale. Macchina comunque
comunque è stata vinta. I freni li cambio più che altro perché li voglio rossi. Peccato però perché la pinza Brembo gialla non è vero, infatti li lascio, non mi importa neanche la potenza frenante. Qua però ci vuole un kit di ammortizzatori assolutamente regolabile. Ovviamente non c'è quello da derapata già il kit per questa macchina, perché il gioco non ragiona come Gigino. Però se noi montiamo quelli da gara e poi li andiamo a regolare per i fatti nostri, riusciamo tecnicamente a risolvere qualcosa. Le barre antirollio le montiamo, perché anche qua potremmo aver bisogno di alcune regolazioni complete, perché dobbiamo andare a lavorare nell'assetto poi personalmente, più che altro perché i kit non ci portano alla derapata. Gabbiotto e riduzione di peso, quella gliela metterei. Manca un po' di pompaggio al motore, che ovviamente a questo punto immagino che sarà completo, perché sì. No, cos'era questo? Cosa ho fatto? Ah no, è comunque salita un botto. Evito le cose che mi fanno perdere, anche perché qua non si tratta di robe regolabili. Un bel budget, 75.000, ma l'auto era gratis. Siamo scesi effettivamente sotto le 2 tonnellate, pesava davvero 2,5. I cavalli sono aumentati, così a occhio saremo dai 700 cavalli originali a 1000 qualcosa, 527 kW e 749 kW più o meno, è quello. Adesso, pur non essendo proprio super precisi fin dall'inizio, vorrei puntare perlomeno ad abbassare tantissimo la macchina, più che per andare a far poi qualche ritocchino estetico in stile AM4R, con già una specie di visione della macchina di come potrebbe essere da drift. Poi ovviamente non ci sembrerà mai, ma noi dobbiamo farla più che altro funzionante. Ecco, vedete, l'auto tutta bassa risulta così, quindi non bassissima, però ci può stare. Già con la scampanaturina anteriore un po' più addetta al drift, adesso vedremo un po'. Perlomeno abbiamo l'idea, no? Vediamo un colore che potrebbe essere bellino. Bisogna trovare un colore anche che stia bene col giallo delle pinze, che poi magari andiamo a ripetere. Quindi o un bel grigio o un bel blu azzurro. Questi stanno bene con le pinze gialle. Io tipo lo farei anche così. Col cofano. Ma tra l'altro ci può stare un bicolore di base forse. Adesso vedremo, eh. Intanto facciamo queste robe qua. Questi non li abbiamo. Cerchioni per il momento neri per una questione di neutralità. Qua i vetri tutti oscurati tantissimo. Potrebbe essere poi che andrà data un po' più di vita ai cerchi, eh. Però lo vediamo alla fine. Intanto li lasciamo neutrali per non farci influenzare. Fuori le sagomaturine. Questo qua tagliato all'altezza dei fari col nero viene veramente una bomba, anzi un po' più giù, perché voglio che sia allineato con, praticamente avete presente che c'è la bombatura dove c'è scritto Jeep dietro, no? Deve circondare tutto là, quindi più o meno così, che poi peraltro è anche una venatura proprio giusta della macchina, solo che è un po' più orizzontale, l'ho sbagliata un filo, verrebbe tipo così, è un altro tocco più in basso, diciamo. Andiamo subito a verificare che il tutto viaggi sui nostri parametri di correttezza estetica. Direi di sì, secondo me viene fuori una gran bella macchina. Ovviamente ragazzi, manco a dirlo, bisogna fare la stessa roba anche sopra. Era da un po' che non dava una bella smaltata di nero sulle macchine, oh, dovrete concedermela assolutamente per questo progettino incredibile. Oddio, è qualcosa di spettacolare con questo colore sotto, il nero sopra e le pinze gialle e i cerchi neri tra l'altro. Però è da drift, il drift un po' di malvagità artistica la vuole. Dunque, come lì sopra abbiamo fatto tutto nero, sotto invece andrei un po' a decorare, naturalmente poi con sagomaturina che taglia di netto, perché non mi piace così libero, ma poi vedrete alla fine cosa voglio dire. Evitiamo le tipiche proprio giapponesate, però qualche sticker cesarino ci può stare assolutamente. Facciamo a vedere così come verrebbe con la sagomaturina. Qua è inutile usare una maschera di livello, perché in realtà devo spiattellare, capito? La mia idea sarebbe quella di delimitare un po' il confine dell'arte qua sotto, che effettivamente viene meglio con la macchina più ordinata. Peraltro, adesso già che ci sono, cambiamo il colore. Farei anche una bordaturina nera tra le due sezioni. Sta meglio. Vi dirò di più. Adesso facciamo un'altra prova. Forse proverei a chiudere anche sotto. Non ne sono sicuro, eh. Però vediamo. Mi tenta, ragazzi. È molto bello. Guardate, così è senza, non so, un po' cheap. Guardate che definizione che aggiunge invece la bordaturina grossa nera sotto. Tanta roba. Tra l'altro che bella è questa grafica
sul tonalità di grigio più il giallo delle pinze con un po' di azzurrino di fondo sotto. È uno spettacolo, tranne la scritta Jeep e Drift, che sono storte, quindi le tolgo a prescindere. Il resto ci sta come gruppo, in modo tale, visto che tra di loro vanno bene, così mi resta soltanto da regolare tutto. Adesso mi posso andare a rimettere le scritte Jeep e Drift, se mi piacciono e le voglio replicare, in qualche modo anche non precisissimo. Dove sta? Per me! Eccoli! Drift, copia. Questa dov'è che è? Sotto Supercharge dei Cherokee. Però se la metto sotto a tutto non si vede più nulla. Mi tocca rifare una mini sagomaturina solo per lei. Li facciamo per bene. Eccolo lì. Mamma che bella. Siamo seri, ragazzi? Che spettacolo è sta macchina? Secondo me a volte non bisogna pasticciare quei colori, bisogna scegliere un fondo e tenerlo, perché è bellissimo così. Infatti stavolta, per dovere di sportivanza davanti e dietro, non facciamo nessuna sagomaturina rossa ma gialla, sempre però con delimitaturina nera che un pochettino risalta. Unica cosa che non può subire modifiche e contraffazioni ovviamente è la scrittina M4R che mettiamo dal lato opposto di Track Hawk, così per identificare la malvivenza del modello. Così questa sigletta piccola alla fine non guasta, tanto di rosso dietro ce n'è, cioè i fari. Secondo me però da su si avverte un po' l'assenza del giallo, quindi qualcosina, una doppia bandina o questo, a meno che non vogliamo fare l'incredibilanza di replicare quello che abbiamo fatto sulle fiancate, chiaramente in maniera che diventa più difficoltosa, però carina, molto carina. Vediamo, io vado avanti con l'idea e vediamo questa dove ci porta. In questo caso qui la sagomaturina nera è più complessa, perché seguirei di fatto il muso, che non è perfettamente dritto. Vedete, è un po' trapezoidale questa roba qui davanti, in punta, questa prua è bella, solo che io francamente non farei così lì davanti. Mi serve qualcosa, ad esempio questo va molto bene, appuntiamolo di più. Ecco, io voglio questo effetto, assolutamente non che il blu vada a toccare l'altro blu, la griglia davanti, deve essere netto il colore che delimita. Adesso però dobbiamo continuare sopra, andare più o meno a prendere. Aia, qua è difficile farla. Come facciamo a sapere? Attiviamo il GG intuito. È centrale secondo voi la delimitazione? Dobbiamo guardare il tettuccio forse. Mi pare che così lo sia abbastanza. Peraltro, perdonatemi se non sono stato furbo, ma in effetti se uso soltanto queste due e le allungo fin dietro, sono sicuro di farlo uguale anche dietro. Un po' di questa bellissima testa di lupo si vede. Dietro però tettuccio niente, full black. Si perde molto più nel nero, perché ovviamente la base è nera e non è bluastra come sotto, però non è male per niente e effettivamente aiuta a dare un tono anche sopra. L'auto deve essere comunque una macchina, un SUV da drift, lo so che è strano, ma in qualche modo deve un attimo essere carino e fantasioso, e tra l'altro lo è, molto molto figo. Qualcosina davanti, dove per qualcosina per me può essere anche questa bella semiluna gialla nel grigliettino inferiore là davanti. Qua invece andrei a fare nero il binarietto inferiore più cazzutino, e io direi che ci siamo. Jeep Grand Cherokee, che io non direi Track Hawk ma Drift Hawk, anche se dobbiamo provarlo. Adesso andiamo a fare una prima prova già così, soltanto avendolo abbassato e con la scampanaturina delle ruote anteriori che va bene per il drift. È veramente bellissima, e il cerchio no, lo lasciamo perché è giusto così, con il contrasto delle pinze gialle dentro, che è stato un miracolo averle lasciate, perché altrimenti avremmo dovuto cambiare stile. Ma questo bluastro con sto giallo e col nero è veramente fenomenale. Vediamo che ne pensa la strada. E la strada conferma. La strada conferma, ragazzi, è di là vero il drift, il tracciato. Guardatela come esce fiera, tutta lucida, che colori belli. Per una volta i colori sono veramente quel che sembrano nelle modifiche. Spettacolare. Drift da panico! Oddio, raga! Non mi ha dato neanche il tempo di arrivare su lì nella zona. A volte basta un assetto, guardala! Considerate che non è appuntissimo. Tiriamo fuori un attimo la leggendaria M3 di Gigino da Drift, e anche il cambio manuale, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, e lanciamoci un attimino nella zona per vedere un attimino, dopo aver magari anche fatto un assettino al nuovo Grand Cherokee, per capire un po' se veramente è solamente la sensazione della campanatura e della trazione posteriore
oppure se veramente siamo stati in grado di rendere un SUV capace. 229.000 è il mio record. Vedete che è qui, anzi l'ho leggermente battuto con questa fantastica M3, 238, adesso mi dovrebbe dare nuovo record, punto abilità, forse per quello. Facciamoci un giretto un attimino nell'assetto, velocino. Allora, campanatura negativa va bene, anche leggermente posteriore. L'incidenza anteriore la mettiamo elevata, barre antirollio, diamo un filo morbide tutte e due, ma non è che sia tanto importante. Altezza da suolo ridotta. Ulteriore, ok. Morsamento urti, leviamo tutto. Il rimbalzo anteriore è troppo. Mettiamolo allineato con il posteriore, così. Devo anche controllare l'M3. Mi pare che abbia un assetto del genere. Anche se è un altro tipo di auto, non è che ricopiandolo per forza si faccia un buon affare. Dobbiamo dire che siamo appena scesi dall'M3, quindi eravamo abituati a quella e abbiamo provato a usare la stessa tipologia di impostazione, che non va bene. Impegnandosi con questa qua proprio a capirla, secondo me si può fare 200.000 anche con questa tranquillamente, perché bisogna capire un attimo i limiti. A parte che ha un motore che incredibilmente è più esplosivo di quello del BMW, e io all'inizio tutta la prima fase l'ho sbagliata anche per una questione di non conoscenza della rapportatura, ricordandomi invece quella dell'M3. Guardate già adesso come si riesce meglio a sfruttare il tutto senza commettere grossi errori, neanche di eccessivo angolo, che poi col bufalone qua diventa irrecuperabile. Però glielo diamo, vedete? Anche qua, spendolata giusta e si scende cattivi. Spendolata giusta, recupero dall'altra parte, terza marcia, bottarella di freno a mano, qua si scivolava, faceva meglio. Sfioriamo il muro, andiamo a tracciare di qua, aperti, perché qua abbiamo margine per fare spendolata di qua. E poi tutto curvone di quarta e terza, dove restringe con il Gran Cherokee, che a questo punto, vedete, già adesso, dopo il secondo run, anche se è in discesa, ma la strada è quella, anzi in discesa forse è più pericoloso per motivi di perdita di controllo e scivolamento gravitazionale, sono delle cose che mi ha appena insegnato Gigino, io non le conoscevo. Vedete quanto sta andando? E sto facendo un macello di punti. Ok, sono in discesa, sicuramente cambia la situation, però attenzione, l'X5 sul cammino. Comunque sto facendo più punti perché non ho mai interrotto la discesa, cosa che invece prima, causa un paio di errorini ancora di comprensione, abbiamo dovuto fare. Comunque chiudiamo a 252 punti in discesa, considerando che in salita con l'M3 abbiamo fatto 238. Non sto a rifare la discesa con l'M3, ma comunque ragazzi, peraltro ha anche smesso di nevicare, è uscita una gran figata. Funziona, sono stracontento di questa cosa io, eh. Ecco qua, se qualcuno se lo stesse chiedendo, abbiamo quasi eguagliato, pochi punti meno, tipo 226.000, anche in salita l'M3. Quindi il nostro Sciroccone si dimostra un progettino da drift ignorantissimo e fuori di testa, funzionante ragazzi, funzionante. Gigino colpisce ancora e AM4R ne tira fuori un'altra delle sue, capolavoro ragazzi. Sono curioso veramente di sentire i vostri pareri su questo altro ulteriore ennesimo progettino super di AM4R, comandati ormai tutti dai sapienti consigli e geni di Gigino. Stanno alzando il livello comunque, anche Agostino e Cesarino con componenti e sagomatorine, guarda che roba, sempre più in alto. Signori, vi aspetto nei commenti, mi raccomando, giù trovate in descrizione tutte cose che vi possono servire, il mio account Instagram, venite a seguirmi tutti quanti. Chiaramente io vi mando il mio solito grande abbraccio, buon mare, buone vacanze per chi ci fosse, lo sono anch'io in realtà mentre guardate questo video, quindi vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo, ciao.